realtà, vuoi per il clima, vuoi per altre vicissitudini personali, non riuscivo mai a girarlo. Ed è un video in collaborazione, ragazze, con una ragazza, una youtuber che io adoro veramente, ci conosciamo fin dall'inizio, abbiamo molte affinità, ed è Veronica Ulgheri, Lady Ciccone, di cui, se non la conoscete, vi metto il link sia nell'info box sia un pochino qui lì, insomma, su giù sparso, in modo tale che possiate andare a conoscerla, ma sicuramente la conoscerete tutte. Fa caldo ancora in Calabria, fa caldo, quindi in realtà queste cose che vi mostro sono autunnali, che io sto utilizzando e anche no, perché fa caldo, vi ripeto, però oggi ho un trucco prettamente autunnale. Se vi interessa, tra l'altro, c'è il Get Ready With Me qui, cliccate qui e si aprirà un'altra finestra. Allora, io ho cercato, tra tutte le cose che utilizzo in questo periodo, e mi sono resa conto che le cose veramente utilizzate, le cose che poi ho preso nei miei cassetti per utilizzarle in questo periodo, proprio perché sentivo l'esigenza di salutare l'autunno, sono soltanto queste che ho qui davanti, e quindi vi parlo solo di queste, che sono, secondo me, dei must have e che mi piacciono davvero tantissimo. Allora, partiamo con due new entry che io sto adorando, che sono, tra l'altro, la palettina con cui ho fatto questo trucco e un'altra che ho appena acquistato, quindi dire che la sto adorando è sbagliato, ma sto adorando il concetto in sé. In realtà non l'ho mai utilizzata, però sicuramente mi ci troverò bene. Perché mi ci troverò bene? Perché io adoro i prodotti Wycon. Secondo me i prodotti Wycon hanno una qualità superiore rispetto, per esempio, a quelli di Kiko. Nell'ambito dei prodotti low cost, infatti, sono il brand a cui faccio riferimento più di frequente ultimamente, che preferisco a tutti gli altri, perché hanno una grande resa rispetto al minimo prezzo. Speriamo che non alzino i prezzi anche loro. La stella per questo autunno, secondo me, è assolutamente questa palettina qua. Questa palettina, dal packaging, tra l'altro adorabile, adorabilissima, è della nuova collezione di Wycon, appunto, ossia della Makeup Artist Professional Line. La cosa che mi piace un sacco è che richiama tantissimo le palette di MAC, e poi che ci sono 6 colori veramente bellissimi, totalmente matte, il che è la cosa che assolutamente preferisco io negli ombretti, e ci consente di fare, con queste 6 tonalità e gradazioni di colori, ci consente di fare make-up più completi, smoky eyes, o make up semplici, make up naturali, si possono utilizzare alcuni colori come eyeliner, quindi assolutamente must have secondo me. Questa qui è la palette numero 01, sicuramente io prenderò anche qualcun'altra, perché ne sono completamente innamorata. Altra cosa che mi piace un sacco è questa, che è la palettina di Rossetti. Questa è la numero 02, cioè sono le tonalità medie, tra quelle più chiare, la 01, e quelle più scure, che forse sarebbero state più adatte all'autunno e al trend del momento. Però siccome io ho tantissimi rossetti scuri, in quanto ultimamente sto in fissa con i rossetti scuri, ho preferito prendere questa perché ci sono colori che fondamentalmente non avevo. Rimanendo in tema di palettine, ragazze, sto adorando letteralmente poi questa palettina di Nabla, che contiene però non ombretti Nabla, però mi piace un sacco per questo periodo, quindi per il periodo autunnale, questo ombretto qui, che è il Caramel di Nabla, che tra tutti gli ombretti di Nabla è quello che sicuramente mi piace di più, ed è questo colore caramello, appunto, stupendo, guardate com'è caldo, com'è bello, com'è autunnale, scalda benissimo la piega, si può sfumare, si può utilizzare da solo, si può mettere nell'angolo esterno per alzare lo sguardo, insomma mi piace tantissimo, ma soprattutto mi piace nella sfumatura, quindi nell'angolo dell'occhio, mi piace tanto, e lo sto utilizzando tantissimo, così come sto utilizzando invece di MAC questo, che è l'Antiquette, penso si chiami, davvero stupendo per questo periodo, secondo me è assolutamente un must have. Guardate questo, guardate che meraviglia che è, sfumabilissimo, bellissimo, da utilizzare sia a tutta palpebra che per fare soltanto la sfumatura finale, ed è veramente veramente bello bello bello, l'Antiquette di MAC, bellissimo. Per quanto riguarda invece il viso, quindi la base viso, abbandonati i fondi in polvere o compatti, io scelgo il fondo fluido. Questa è una crema, ed è una crema colorata di NARS, che io
All'inizio non amavo particolarmente, ma adesso sto letteralmente adorando. Questa qui dura 18 mesi, mi è stata regalata da Cristina, la mia amica. Cristina, ti mando un bacio se mi vede, veramente tu fai sempre regali azzeccati. Ed è ha un fattore di protezione 30, quindi assolutamente necessaria, must have. Anche perché anche durante l'inverno mi piace utilizzare sempre cose che abbiano un fattore di protezione anche minimo, quindi da 15 a 30, meglio ancora se 30, in modo tale da, anche perché qui fa sempre caldo, c'è sempre il sole, per cui voglio evitare di macchiarmi il viso e di esporre il viso soprattutto al sole il meno possibile, o comunque se lo espongo al sole di avere una protezione, per cui assolutamente questa qua mi sta piacendo tantissimo. Mi piace anche perché è molto leggera, perché illumina l'incarnato, perché lo rende uniforme, gli dà un tono diverso, affina la grana della pelle, e quindi mi sta piacendo tantissimo. Per questo periodo la trovo veramente azzeccata. Nell'ambito dei blush, io ho riassumato alcuni blush che avevo nel cassetto e che mi piacciono un sacco per questo periodo. Allora, il primo è questo, di un'edizione limitata di Kiko, quindi non la troverete più, però questo blush è uno dei blush più belli che ho, ed è il numero 4, Adjustable Color Blush, Sumptuosi Burgundy, un blush borgogna che, come potete vedere, è uno dei blush più utilizzati che ho, perché c'è quasi il solchetto, e io raramente solco i blush. Comunque questo è bellissimo, ragazzi, è un colore borgogna, appunto, guardate come scrive, c'è qualcosa di spettacolare, mamma mia ragazzi, io lo amo, lo adoro. Ovviamente bisogna modularlo bene, bisogna stare attenti, altrimenti si creano delle chiazze di colore, però è veramente uno dei blush più belli di Kiko che ho, quando ancora Kiko era ragionevole con i prezzi e si poteva acquistare da lui. Blush che assolutamente vi consiglio per questo periodo è questo, ed è di Deborah. Io non lo so se c'è ancora questo, ma è il numero 59 Mogano, che tra l'altro è il dupe di un blush di MAC, Enjoy qualcosa, non ricordo bene, scusate, eventualmente vi metto il fumettino, ve lo scrivo nell'info box. Comunque sia, dupe o non dupe, è stupendo, è veramente bello, anche questo scriventissimo, ve lo swatch qui. Guardate quanto è bello questo, guardate quanto è bello, è sempre sul borgogna, però ha in sé un però molto più caldo rispetto a questo, che invece è totalmente freddo, vedete? Tonalità diverse di borgogna, assolutamente questo è un must have. Questo va più verso il Mogano, infatti si chiama Mogano, ed è il numero 59. E l'altro blush, che è quello che indosso adesso e che mi piace tanto, perché secondo me può fungere sia da blush che da terra, è questo, ed è il numero 106 di Kiko, che è della linea basica dei blush, ossia dei soft touch blush, e mi piace tanto per il colore che ha, per il fatto che è totalmente matte, ma dovete stare attente ragazze, perché se non lo modulate bene scrive tantissimo, è molto pigmentato, per cui dovete veramente dosarlo e poi sfumarlo bene, altrimenti si creano delle chiazze sul viso che sono assolutamente antiestetiche. Comunque assolutamente must have. Poi gli smalti, vi vado a segnalare questi due, però perché sono i più belli e i più nuovi che ho in questo periodo, però ne ho tantissimi, non sapevo veramente quali scegliere. In linea di massima mi piacciono queste tonalità qui, le tonalità scure, le tonalità del borgogna, i rossi scuri, quindi il rouge noir, ne ho tantissimi davvero, vi devo fare un video a parte. Vi segnalo questi due perché forse sono quelli che vale la pena di avere in questo periodo, e sono il numero 175 Be Berry Now di Essence, must have per questo periodo, veramente stupendo. E poi questo, che è il numero 88 della collezione Paris Experience di Pupa, che è veramente bellissimo, un blu melanzana proprio, che secondo me è adattissimo per questo periodo, bello bello bello. Quindi questi due ve li segnalo, ma ce ne sarebbero davvero tanti altri. Altra cosa che secondo me è un must have, è sempre di Pupa, è un Velvet Matte Cream and Shadow, questo qui, ed è il numero 500, che è praticamente un colore borgogna, ma va, un colore borgogna, ops, ne ho preso un po' tanto, lo mettiamo, ve lo faccio vedere qua, oddio quanto l'ho messo, vabbè, cose che combino io, però lo potete vedere bene, ecco, almeno. Questo qua è bellissimo e mi piace tantissimo sia come base sia come eyeliner. Mi piace tanto che sono cremosi, quindi non si seccano, facciamo corna, perché di solito gli ombretti in crema si seccano subito a velocità veramente della luce. Questi qua finora non si stanno seccando e mi stanno piacendo un sacco. Guardate che colore spettacolare che è, un must have. Mi piacciono tutti questi ombretti qui di Pupa, però se dovessi consigliarvene uno per l'autunno vi consiglierei assolutamente questo. Mi sto combinando in maniera veramente indecente le mani.
Va bene. Vi volevo consigliare tra l'altro un brand di cui non si parla tantissimo, che è It Style, che non è un brand che amo, però ha delle cosette carine a volte, si trovano delle cosette carine e assolutamente mi piacciono tantissimo queste automatic lip liner, che sono veramente valide, hanno un'altissima tenuta. Io questa qui la metto come base quando utilizzo il Ruby V, vi faccio vedere che meraviglia di matita che è vera, stra consiglio, tra l'altro è molto simile, guardate ragazze, eccola qua, questa, ed è l'automatic lip liner, la numero 08, veramente costa pochissimo ed è stra valida. Tre rossetti di MAC non vi devono assolutamente mancare per questo periodo. Allora, e sono il Ruby Woo, che vi metto vicino alla matita appena sgocciata, così ve ne potete rendere conto che sono molto 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 simili. Guardate ragazze, andate a prendere quella matita perché è veramente simile. Guardate che meraviglia, che similitudine! Girl About Town, che secondo me è un colore adatto ad ogni stagione. Mamma come mi sto combinando. Ed è questo, mi piace tanto. Questo. Dov'è questo qui? Questo, che è il Flat Out Fabulous, di cui vi ho mostrato anche il dupe in un video precedente. Eventualmente andatelo a cercare. Eccolo qua. Il Flat Out Fabulous FOF di MAC, stupendo, eccoli qua i rossettini di MAC, che per me in questo periodo sono assolutamente must have della collezione Paris Experience di Pupa, assolutamente questi due, che sono il numero 002, bello, bellissimo, un colore da utilizzare sia a tutto pieno che un pochino sfumato con i polpastrelli sulle labbra, e poi il numero 03, che ragazze è veramente bellissimo. Io non lo so ancora se mi sta bene questo qui in realtà, ed è un colore però bello, mamma mia, autunnale, è il colore dei colori per me il must have assoluto per questo autunno è e deve essere assolutamente questo, per cui se non l'avete prendetelo, ed è sempre, ed è questo qui. E questo rossetto veramente scurissimo, bellissimo. Io non so se mi sta bene, ma lo metto lo stesso perché mi piace troppo. Poi, altro rossetto che vi voglio consigliare assolutamente, che mi piace un sacco perché praticamente è sulla scia dei nude, fa le labbra molto carnose, mi piace un sacco metterlo questo, rende le labbra veramente belle, turgide, piene, mi piace un sacco. Ed è tra l'altro il dupe del Velvet Teddy di o Teddy Velvet, comunque Velvet Teddy mi sembra. Ed è questo qua, guardate che meraviglia che è, molto molto bello, ed è di il Bare It All di Wet n Wild, veramente stupendo. Che altro ragazzi, niente, ho detto tutto e non potrei dire altro, mi arrendo. Detto questo ragazzi, io veramente vi ho mostrato quello che secondo me non deve mancare nel vostro angolo di paradiso autunnale, vi bacio, vi invito su tutti i miei social dove metto spesso foto, interagisco in maniera più diretta, quindi Instagram, Facebook, Twitter, insomma cercatemi un po' ovunque e se vi fa piacere entrate nella cerchia dei miei iscritti. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, mando un grande bacio a tutte voi e ci vediamo alla prossima, ciao!